Oggi moltissime aziende sentono di dover creare dei contenuti e quindi di avere una strategia di content marketing online, che sicuramente è importante, ma attenzione, bisogna mappare e ordinare i contenuti a seconda del nostro sales funnel, quindi il funnel di vendita. Possiamo dividere il funnel di vendita in tre grosse fasi: il tofu, il mofu e il bofu. Sembrano dei cibi giapponesi, ma non lo sono. Tofu significa top of the funnel, è la prima parte del funnel, quando la persona inizia a conoscerci, non ci conosce ancora bene, non conosce ancora bene neanche i servizi magari. Sta cercando una soluzione, ma non sa bene qual è. Magari sta digitando su Google il problema, come risolvere questo problema, e noi dovremmo uscire. Cosa vuol dire? Dovremmo creare dei contenuti che educano la persona, che creano thought leadership. Abbiamo fatto un altro video su questo che ti lascio poi nel link. Thought leadership cosa vuol dire? La persona inizia a risolvere dei piccoli problemi oppure inizia a imparare come risolvere il suo problema grazie ai nostri contenuti. Quali sono i contenuti? Delle guide, degli articoli, dei video come questo, che aiutano la persona a comprendere come fare a risolvere un problema oppure addirittura a trovare già delle piccole soluzioni. Ad un certo punto le persone si spostano verso il MOFU, il middle of the funnel. In questa parte del funnel le persone ti conoscono, hanno già capito che sei uno dei migliori. Beh, magari stanno guardando anche altri competitor, però comunque sei in una shortlist di 3 o 4 aziende da scegliere. In questo caso hanno già visto i tuoi contenuti educativi e magari li stanno ancora guardando. È il momento di far vedere, ad esempio, le recensioni dei tuoi clienti, oppure un case study, delle best practice, come hai risolto il problema a un'altra persona, un'altra azienda che è simile rispetto alla tua buyer persona. Puoi far vedere dei calcoli del ROI, del ritorno sull'investimento che il tuo servizio, il tuo prodotto ha. In questo modo la persona inizia a capire perché deve comprare da te. Prima nel top of the funnel la persona ha iniziato a ricordare di te, a riconoscerti anche e a percepirti come uno dei leader. Adesso deve capire se il tuo prodotto va bene o no. E quindi inseriamo tanti contenuti con dei case study che le persone possono guardare per essere convinte che tu sei la persona o l'azienda giusta. Alcuni di questi potenziali clienti arrivano al BOFU, al bottom of the funnel. Quindi sono vicini a fare una scelta. Probabilmente siete in due o tre adesso, quindi altri un paio di competitor che combattono nella mente del cliente per vincere appunto il cliente. In questo caso devi lavorare molto sulle schede prodotto, devi far vedere perché il prodotto è migliore, devi fare dei video proprio sul prodotto, devi far vedere anche delle offerte particolari, si parla anche di prezzo in questo caso. In questo modo la persona che ti ha seguito fino in questo momento risponde per l'ultima volta alla domanda perché dovrei comprare da te proprio questo prodotto. In questa fase, se hai tanti prodotti diversi, devi anche specificare qual è il prodotto specifico, quindi guidare la persona a trovare il prodotto giusto, perché magari ci sono tre prodotti molto simili, con prezzi diversi, e la persona inizia a chiedersi: beh, mi sembra che questo sia il prodotto giusto, ma quale dei tre devo prendere? Ricordati che quando c'è troppa scelta, le persone si confondono e potrebbero non scegliere te perché non sanno come scegliere, quindi devi aiutarli a scegliere, a fare la scelta giusta. La scelta deve essere assolutamente chiara. In questo modo puoi mappare i tuoi contenuti e ordinarli. E prova a farlo, prova a fare con i tuoi contenuti che hai online. Guarda quanti contenuti sono per il top of the funnel, quanti contenuti sono educativi, quanti contenuti sono per il middle of the funnel, hai dei case study, e quanti contenuti invece sono per il bottom of the funnel. Le tue schede prodotto sono fatte bene, sono chiare? È chiara la differenza tra i vari prodotti? In questo modo questa mappatura ti permette di vedere eventuali sbilanciamenti e di guidare il cliente dall'inizio alla fine del tuo funnel.